Questo video racconta la lunga storia della Cines, lo stabilimento cinematografico italiano che più di altri fondò le basi per gran parte del nostro cinema. Non pretende di essere tutta la storia, né l'unica storia, ma più semplicemente la storia che conosco io. Quella storia che iniziò a raccontarmi mio nonno, entrato alla Cines nel 1930, dando origine a quattro generazioni di tecnici che insieme a tanti altri formano una delle tante famiglie storiche del nostro cinema. Era il 1904, quando un tecnico di fotografia, Filoteo Alberini, fonda in società con un suo amico e compaesano Dante Santoni, proprietario di alcuni terreni a Roma in via Appia Nuova, poi divenuta via Veio, nei pressi di San Giovanni, una società che chiamarono Alberini e Santoni, stabilimento italiano di soggetti e manifattura cinematografica. Ora bisogna contestualizzare il momento storico, in quanto si usciva dal secondo cinquantennio del 1800, che fu il periodo della seconda rivoluzione industriale e vide il più alto numero di invenzioni e brevetti della storia. Basti pensare all'anello di Pacinotti del 1864, una dinamo reversibile che poteva generare corrente continua e nello stesso tempo poteva funzionare da motore elettrico, al telefono di Antonio Meucci del 1871, al fonografo di Thomas Edison e sempre di Edison la lampadina incandescenza che permetteva di sostituire le candele nelle case e i lampioni a gas nelle città. E ancora di Edison la costruzione della prima centrale elettrica del 1882, il motore elettrico in corrente alternata di Galileo Ferraris del 1885 e tanti altri ancora, arrivando al kinetoscopio di Edison del 1890 e al cinema nel 1895. Ebbene, in Italia, come in tutta Europa e in America, c'era un'intensa attività anche per la costituzione di società cinematografiche. Ormai compreso che queste avrebbero portato grandi profitti, artigiani e tecnici che in qualche modo provenivano dalla fotografia cercavano sostegno nel mondo finanziario e in Italia sorsero numerose manifatture a Genova, Torino, Milano, Napoli, Venezia, Pisa e Roma. Alberini, affascinato dall'invenzione del kinetoscopio di Edison, ha l'intuito di capire che quelle immagini in movimento potevano e dovevano essere viste su un più ampio schermo e da più persone. Tale convinzione lo porta nel 1901 ad aprire la prima sala cinematografica d'Europa, la Sala Edison di Firenze, intitolata al grande inventore americano. E poi nel 1903 alla prima sala di Roma, il cinema moderno a Piazza Esetra. Fino ad allora, anche in America, il cinema era ancora fenomeno di baraccone che veniva proiettato nelle fiere o in baracchi itineranti o all'aperto. Quindi ad Alberini si deve l'invenzione della sala cinematografica come sarà conosciuta in seguito. Thank you.
In questo contesto, Alberini e Santoni danno inizio alla loro società, realizzando fra l'altro nel 1905 il lungometraggio La presa di Roma. Oggi di questo filmato rimangono soltanto alcuni metri di pellicola, che sono stati oggetto di restauro dalla Cineteca Nazionale. Gli affari dell'Alberini e Santoni vanno così bene che nel 1906, sovvenzionati dal Banco di Roma, cambiano società,
facendola diventare Società Anonima Cines, con lo scopo di produrre anche pellicole e realizzare attrezzature per tutto quello che riguardava la fotografia e la produzione cinematografica. Nello stesso anno entra alla Cines il regista francese Gaston Bell, che ne uscirà l'anno successivo, lasciando il posto al regista Mario Casarini, iniziando nel 1907 la produzione di generi storici come Il fornelletto di Venezia, Otello, Garibaldi. Nel 1908 Filo De Alberini e Dante Santoni però vengono messi a margine dall'amministrazione, guidata da efficienti uomini d'affari. E Alberini lascia la Cines. Alberini naturalmente continuò la sua carriera di tecnico e non fece mancare il suo contributo alla sperimentazione e alle invenzioni su procedimenti di stampa e macchine per riprese cinematografiche. Tra i tanti brevetti di Alberini, ha particolare rilievo l'invenzione del formato panoramico che brevettò nel 1911 e perfezionò nel 1914, chiamandolo Panoramica Alberini. Era una macchina da presa che consentiva di impressionare la pellicola su un formato molto esteso orizzontalmente, ma che solo in tempi più moderni fu oggetto di sviluppo e perfezionamento, arrivando a quello che oggi conosciamo come il cinemascope. Per la produzione di questo brevetto, Alberini cercò finanziamenti in Italia, ma senza successo, e nel 1923 provò in America. Ma anche qui, dopo aver fatto numerose dimostrazioni, non trovò nessun interesse per questa macchina. Però, rientrato in Italia, venne a sapere che in una sala di New York proiettavano delle pellicole in formato panoramico, con un sistema molto simile al suo. A questo punto ne chiese conto e riuscì a vincere una causa il cui verdetto fu l'attribuzione della paternità a Filodeo Alberini per quella invenzione. Sempre nel 1908 ci fu un cambio generazionale. Accanto ai primi appassionati pionieri del cinema, cominciarono ad entrare altri tipi di imprenditori, provenienti principalmente dal mondo degli affari e delle banche. Entrò a far parte della direzione Carlo Rossi, il fondatore della Rossi e C. di Torino, scioltasi e trasformatasi nell'Italia Film di Sciamengo e Pastrone. Rossi rappresentò la Cines al congresso degli industriali cinematografici europei, tenutasi a Parigi ai primi del 1909. A fianco di Casarini, chiamato allora il mago della messa in scena, cominciava a distinguersi un giovane pittore, Enrico Guazzoni, che Alberini stesso aveva assunto come regista. Divenuto ferventissimo discepolo di Casarini, Guazzoni ottenne il primo personale successo con Brutus nel 1910. Ma dopo i grandi guadagni e successi di questo primo decennio del Novecento, il cinema entrò in crisi. In Europa, come in America, ormai si produceva gran parte di film di bassa qualità e il cinema non era più seguito dal grande pubblico. Anche la Cines subì la crisi, naturalmente. Il Banco di Roma ordinò la sua liquidazione delegandola al conte Alberto Fassini. Ma Fassini trova il modo per salvare lo stabilimento, autonominandosi amministratore generale e rifinanziando la società con azioni da 50 lire. Nel 1911 inizia la nuova fase della Cines e la produzione può ripartire con nuove moderne attrezzature. Gli attori, come i tecnici e le maestranze, sono assunti con lunghi contratti. Tra questi gli attori Amleto Novelli e la terribile Gonzales. Tra le maestranze sarà assunto anche un abile carpentiere, Roberto Diamanti, che
il quale si occuperà delle costruzioni scenografiche per poi diventare macchinista di scena. Roberto sarà il capostipite di quattro generazioni di macchinisti, dando origine ad una delle più longeve famiglie storiche del cinema italiano, tutte formatesi in quegli anni alla Cines, come pure i mestieri del make-up, delle acconciature, degli effetti speciali. Mio padre stava al cinema perché mia nonna aveva il ristorante davanti alla Cinese e allora lui da bambino andava perché mio padre era del 1997 e lì alla Cinese lui andava, stava sempre lì dentro, ha iniziato a lavorare nel 1913. E andavano a mangiare tutti gli attori internazionali, nazionali, francesi, tedeschi, e Angeloni, anche c'era il spagnoli. bar Angeloni, e si riunivano tutti quei cinematografari, venivano qui a giocare a biliardo o a scambiarsi delle notizie, cose, che film andavi a fare, che film hai fatto, tutte queste cose. E raccontavano delle avventure, di tutte le cose. Vado a fare un film con mio padre, ma non è che facevo subito il macchinista di scena, facevo un po' l'aiuto così, aiutavo, facevo un po' delle costruzioni, cose, ho seguitato per tanto tempo a fare costruzioni, a stare in scena e fare costruzioni, perché prima i film non è, si andava in esterno e dovevi fare le costruzioni, dovevi fare la scena. C'erano i capomacchinisti che ci facevano questo esame e ci facevano delle domande, che se eri buono a mettere in piano un carrello e a fare un ponte a sbalzo per mettere la macchina da presa fuori un ponte, fuori una finestra, per muovere, per esempio c'era, quando ho fatto c'era ancora il mancino, poi dopo esci dalla piattina, uscite tutti i cosi moderni, moviola, tutte queste qui che hanno portato gli americani, e poi questa piattina invece l'ha fatta un Toto Colaiacomo, era famoso per l'impalcature e torette, gli amavano. Io ho preso per 4-5 film, ho preso la paga da seconda, poi dopo tanto tempo ho preso da prima. Poi dovevi smontarla, e in mezzo smontarla per trasportarla. Adesso c'hanno le ruote, con tutto il materiale sopra, e con tutti i proiettori, senza smontare i proiettori, traslochino. Invece una volta devi smontare il proiettore, tirarlo giù, rismontare tutto quanto e rimettere in piano, perché può darsi che non è che stava tutto in piano, può darsi che stava dentro a un fosso, una cosa, e allora devi mettere giunte. Poi adesso ci stanno i morsetti, prima non è che adoravamo i morsetti, adesso ci stanno cose moderne, poi le macchine da presa non è che pesano. Prima c'era la Debris, pesava 70 kg perché era foderata di piombo e allora lì per portarla c'erano quattro persone. I film che veniva americano prendevamo qualcosa, ma anche loro prendevano qualche cosa da noi. È più facile, loro facevano un po' più complicato, però noi eravamo un po' più svelti. A quel tempo i macchinisti facevano tutto. Mettevano l'ombrelloni, portavano le sedie, facevano costruzioni, sventolavano un'attrice, si era accaldata da una scena all'altra. Apposta eravamo in molti. Io quando iniziavo un film facevo il capomacchinista, facevo il carrello, delle volte il capomacchinista non lo fa il carrello, lo fa fare all'altro, cioè il ragazzo lo fa. E io guardavo gli attori come camminavano, perché
c'era l'attore di teatro che quando si alzava verso il pubblico, l'attore di cinema si alzava dritto perché c'era la macchina da presa, sennò sfocava. E allora dovevi stare attento, poi c'era l'attore che faceva la falsa partenza, si alzava e non camminava, si rimaneva, oppure si alzava tutto un volto e scappava. E io studiavo sempre gli attori come si muovevano, era una cosa mia, non è che lo facevano anche l'altro, poi non so se l'altro lo fanno. E gli attori di teatro erano una cosa, gli attori di cinema erano un'altra. Era Pinolo, era Giulio, cioè più grandi. Loro sono dopo venuti dopo, quando veramente la cinese era andata via dalla. Certo che era brutto magari, perché lo sapete mica al cinema mica si lavorava sempre, quanto se il film era lungo allora era bello. Certo, ma se erano più filmetti si guadagnava poco, oddio, c'era la nonna, dava mangiare a tutti, mia nonna. E quando però c'era da pagare si squagliavano tutti. No, c'era l'artista della cinese, no? La trattoria dell'artista della cinese. Ma prima che vedete la cinese era come adesso, era una famiglia proprio eravamo. Ci trovavamo tutti bene. Se succedeva qualche cosa a qualcuno, curevano tutti. E noi ci andavamo a giocare là dentro. Tutti da noi, quelli del cinema, venivano tutti a mangiare da nonna. Poi manco pagavano. Tutti. Si hanno lasciato un libro così, dei buffi. E la cinema. Quindi, dal 1911, la Cines fu produzione e scuola allo stesso tempo, creando le basi e l'esperienza per tutto il cinema italiano che era lì da venire. Inoltre, ebbe diverse aziende affiliate per la produzione della seta artificiale e per la produzione di pellicole e filiali e agenzie in tutto il mondo per la distribuzione. Ormai il marchio Cines era conosciuto a livello internazionale, e molti furono i premi vinti nei vari festival cinematografici italiani ed europei. Sempre nel 1911, per il grande successo che incontrò, bisogna anche ricordare un'iniziativa della Cines durante la guerra italo-turca, nell'intento di far cosa gradita ai combattenti in Libia e alle loro famiglie. Un operatore della Cines, Silvio Cocanari, girò in ogni città italiana brevi documentari fotografando numerosi gruppi di famiglie riuniti all'aperto, perché i soldati alla proiezione avessero l'illusione di riconoscere i loro parenti lontani. Dal 1912 la produzione della Cines continuò con i film Quo Vadis, Marcantonio e Croatia, diretti da Enrico Guazzoni. Ma nel 1913, con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, tutta la cinematografia subì un arresto. E la guerra è 15-18. E mio padre era al fronte, no? Allora c'era mia madre, non mia nonna, mia madre, che stava lì, e ogni attore gli dava una sigaretta o qualcosa per mandare al fronte a mio padre. E sulla fine guerra si riprese la produzione, scritturando grandi attrici come Lidia Borelli e regista come Nino Xiglia, Antamoro, Martoglio, Gallone, Illuminati, Palermi e Genina. Nel 1919 la Cines entrò a far parte dell'Unione Cinematografica Italiana, ma nel 1921 cessò tutte le sue attività.
la grande crisi che colpì tutto il mondo occidentale, si arrivò a fine secolo con un crollo generale dei mercati in tutto il mondo. Il cinema non fu da meno ed era arrivato ormai al suo esaurimento. In America la Warner Bros. Tentò il tutto per tutto per il rilancio del cinema, ma ci volevano delle novità che avrebbero attratto il pubblico ormai annoiato dal cinema muto. Tale novità si poteva realizzare con il cinema sonoro. E la Warner, vicina al fallimento, con un ultimo sforzo produttivo sperimentò e realizzò il primo film parlato destinato a un pubblico pagante. Le risorse da mettere in campo, che erano state messe in campo, erano tante e ancora il cinema sonoro non era così una certezza poi come sarebbe andato, se ci avrebbe avuto successo o meno, perché ormai il cinema muto stava in declino e la paura in America, come in Europa, era sul fatto che puntando e spendendo dei soldi sul cinema sonoro, dopo questo non riportasse i soldi indietro. In Italia, sotto il regime fascista, nel 1929 il produttore Stefano Pittaluga, incoraggiato dalle sovvenzioni statali, acquistò gli stabilimenti di Via Veglio e li rifondò chiamandoli Nuova Cines, mentre la proprietà era di Carlo Roncoroni, amico personale di Luigi Freddi, gerarca fascista e responsabile generale per la cinematografia italiana. Roncoroni in seguito sarà a capo degli stabilimenti di Cinecittà fino alla sua morte nel 1939. L'attività cinematografica interessa nello stesso tempo l'ordine artistico, l'ordine economico e l'ordine politico della nazione, in quanto che convoglia le forze della nazione verso manifestazioni destinate a portarne nel mondo la rinomanza. Per questo io sono qui, nel vostro stabilimento, a testimoniarvi l'interesse vivo del governo nazionale per questa branca così interessante, così difficile è così importante dell'attività industriale ed artistica del Paese. Io ho pronto un piano di lavoro, un piano di provvidenze, un piano di norme che varrà, lo spero, sul terreno politico, sul terreno economico, sul terreno finanziario, a preparare alla cinematografia italiana più facili condizioni. Ma nel complesso di queste norme, nel complesso di questi provvedimenti, nel quadro cioè di ciò che sta per fare lo Stato, occorre che i singoli, occorre che i capitani dell'industria, occorre che la classe dirigente del cinematografo italiano si muova con ferma volontà e con sicura energia. Noi attendiamo, e dico noi, soprattutto a nome del mio, del nostro capo, del duce del fascismo, che gli uomini del cinematografo italiano, vecchi e nuovi, diano all'Italia, anche in questo campo, nuove vittorie. Nonno entrò nella Cines negli anni 30, subito dopo gli anni 30, perché lui aveva un'osteria a Ponte Casilino e poi prese la mensa in gestione della Cines. Papà entrò lì in una Cines che aveva 12 anni, 10-12 anni, così. E insieme a nonno lavorava anche nonna, quindi papà viveva nella Cines, perché finita la scuola o il periodo estivo, naturalmente lui stava con loro, non è che poteva stare a casa da solo. Lui faceva la comparsa, se serviva un ragazzino, lui stava lì a razzola dentro lo stabilimento e lo chiamava, metto lì, eccetera. E lui è cresciuto a Cines così.
rifatti tutti i teatri e rimodernato le attrezzature tecniche, ivi comprese quelle per il nuovo nato cinema sonoro, nel 1930 la seconda Cines produsse il primo film sonoro italiano, La canzone dell'amore, di Gennaro Righelli, e nello stesso anno Napoli che canta, di Mario Almirante. Gli ingegneri del suono di quel primo film sonoro italiano furono Vittorio Trentino, Giovanni Paris e Piero Cavazzuti. Il film fu un grande successo in tutto il mondo e i tre ingegneri fecero scuola a tutti i tecnici fonici italiani che vennero dopo. L'ingegner Vittorio Trentino in particolare fu il più longevo professionalmente parlando. Lavorò fino al 1972 sul film Ludwig di Luchino Visconti. Beh, andiamo a vedere in proiezione. Sì, vogliamo andare. Andiamo, andiamo. Seguendo un brano del film Napoli che canta, diretto da Almirante. Allora qui inizia la storia del sonoro cinematografico italiano e bisogna metterlo nel contesto dell'epoca, il film, perché lì segna un punto fondamentale, nel senso che finita l'esperienza del Vitaphone in America, prese piede il brevetto dell'RCA Photophone. E cioè quello di registrare direttamente su pellicola anziché su dischi come era il Vitaphone, e ripristinando i teatri e siccome erano gli anni del sonoro e veniva abbandonato il cinema muto, che ancora si faceva però, nella nuova Cines di Vitta Luca il primo film appunto è stato La canzone dell'amore di Gennaro Righelli, la regia. I fonici, allora, la Cines, erano Vittorio Trentino e Giovanni Paris. Giovanni Paris era un ingegnere, un vero e proprio costruttore, lui costruiva delle cose sue, mentre ingegner Vittorio Trentino veniva dall'Eiar di Torino e era a capo dei servizi radioelettrici dell'Eiar, poi è entrato alla Cines. Quindi le prime diffusioni radio, quando ancora si sapeva poco della tecnica, delle radiofrequenze, quindi insomma è stato un bel personaggio, è stato una persona molto abile nel campo suo. Insieme a Paris fecero, e non potevano farla che loro, il primo film sonoro, così apparecchi Photophone RCA, dove si doveva imprimere il sonoro sulla pellicola. Non era più solo l'immagine che impressionava, ma era proprio il sonoro, la voce, i suoni che venivano modulati con una testina fotoelettrica e la pellicola veniva impressionata. Esistevano i record sonori ottici.
Dal 1930 al 1934 la Cines produsse i film Palio, La tavola dei poveri, Gli uomini che mascalzoni, Acciaio, 1860 o La borsa o la vita, T'amerò per sempre. Con il regime fascista il cinema americano veniva sempre più messo da parte, puntando ad una maggiore produzione italiana. Il duce Benito Mussolini si convinse che il cinema era il mezzo di informazione migliore per far conoscere la propaganda fascista nel mondo. Convinse imprenditori a lui vicini ad aprire nuovi stabilimenti, ma non bastava. Ci voleva qualcosa di più. Ci voleva una città del cinema. E allora? Nel 1935, alle 2 di notte del 26 settembre, la Cines fu distrutta in gran parte da un misterioso incendio. Andarono a fuoco i teatri 3-4 e ridotta a un cumulo di cenere fu demolito tutto quel che ne rimaneva. C'è da ricordare un antefatto cronologico. Il giorno del 29 gennaio 1935, con atto notarile in una stanza di Palazzo Torlonia, venne istituita la società Cinecittà con a capo Carlo Roncoroni. 5 mesi dopo, nel mese di giugno, la società anonima italiana stabilimenti cinematografici SAIS, gruppo finanziario capeggiato da Carlo Roncoroni, acquistò la Cines e alle ore 2 della notte del 26 settembre dello stesso anno andò a fuoco lo stabilimento. Tutti quelli che lavoravano alla Cinese sono passati a Cinecittà. Nel 1935 andò a fuoco la Cinese, come si sa, e loro rimasero un anno circa, poco più di un anno, alla Cinese, quello che era rimasto della Cinese, perché non prese fuoco completamente, e rimasero in attesa che si costruissero i nuovi stabilimenti sulla Tuscolana. Una volta costruiti gli stabilimenti sono stati spostati tutti gli operai che lavoravano nella Cines nei nuovi stabilimenti. Nel 1937 Cinecittà iniziò la sua attività. Tutto il personale che era stato impiegato nella Cines fu trasferito nei nuovi stabilimenti di via Tuscolana. Solo lì poi c'era un problema che inizialmente e chi lavorava a Cinecittà, quindi sotto regime fascista, c'era un punteggio per entrare nelle varie mansioni, eccetera, eccetera, e quello, il fatto di essere tesserati con regime fascista, quindi avere una tessera, aumentava il punteggio. Di fatto significava che o eri iscritto o non entravi. Tant'è che entrò tanta gente nuova perché Cinecittà assunse altro personale, eccetera, e non tutti quelli che venivano dalla Cines riuscirono a entrare oppure gli furono cambiati i lavori. Per esempio, nonno e nonna presero la mensa della Cinecittà come ce l'avevano alla Cines. La mensa serviva le maestranze, gli operai, le comparse, chi lavorava lì. Poi a Cinecittà c'era il ristorante esclusivo dove mangiavano solo gli attori, i produttori, i registi. Però nonno non volle mai prendere questa tessera e allora gli fu tolto il posto, la gestione della mensa, però non è che fu cacciato via perché ancora il regime fascista non era così dittatoriale. E gli diedero un altro posto, a nonno lo misero alla manutenzione degli accumulatori, un capannone grande dove c'erano centinaia di batterie da mettere sotto carica, da riempire l'acido solforico con esalazioni, si può immaginare, era il peggio posto di Cinecittà quello. E nonna misero a fare le pulizie nei camerini degli attori.
ormai senza più stabilimento nel 1942, al produttore Guido Oliva fu affidata la ricostruzione a carattere statale della Cines, chiamata Terza Cines, integrando l'attività dell'ENIC con proprie sale di noleggio. Sono di quegli anni i film come La Bella Addormentata, Avanti c'è posto, Quattro passi tra le nuvole, Harlem, Fuga a due voci, Sorelle Materassi, Enrico IV, La Locandiera, Il cappello da prete. Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la Cines fu trasferita a Venezia. Dopo il periodo bellico, nel 1949, la Cines fu nuovamente ricostituita per la quarta volta, sempre su basi statali. La quarta Cines fu diretta da Carlo Civallero e in seguito da Aldo Borelli. Produsse film Due mogli sono troppe, È più facile che un cammello, L'edera, La città si difende, Il brigante di Tacca del Lupo, Altri tempi, La voce del silenzio, Tempi nostri, Amici per la pelle. Il 28 aprile 1937 erano stati inaugurati i nuovi stabilimenti di Cinecittà. Filoteo Alberini muore a Roma 16 giorni prima, il 12 aprile 1937, ormai dimenticato anche dalla stampa cinematografica. Nel 1958 la Cines cessò tutte le attività e fu liquidata. Nel 2006, in occasione del centenario della primissima fondazione per opera del gruppo editoriale Persiani Editore, è stata data vita ad una nuova Cines, con un carattere essenzialmente privato, che ha recuperato il marchio e l'eredità artistica delle precedenti gestioni. La direzione artistica è stata affidata al maestro Leonardo Bragaglia, già regista e saggista drammatico di fama, nipote di Carlo Ludovico Bragaglia, Anton Giulio Bragaglia e dell'ingegnere Francesco Bragaglia, ex direttore generale Cines nei primi del Novecento. Questo era l'ingresso della mensa della Cines, dove c'è mio nonno, mia nonna, papà, che aveva circa 12 anni, perché tra lui era del 25, quindi c'era 11 anni, 12 anni. La sorella è un aiutante, questa era. E loro, ecco, il 36, questo è l'anno dove loro rimasero in attesa che si costruisse Cinecittà. La Cines fu il primo stabilimento italiano di cinematografia ed era all'avanguardia, tecnicamente parlando. E il sonoro è nato nel 27. E la Cines si attrezzò subito dopo l'America, come tutti gli altri stabilimenti europei, e noi italiani non è che ci avevamo niente da invidiare, perché c'eravamo fiori di ingegneri che lavoravano per la tecnica, cosa che ancora tutt'oggi è così. E la Cines cambiò diversi nomi successivamente con l'avvento del sonoro. Si chiamò Cines Stabilimenti Cinematografici Sonori, perché si puntualizzò il fatto che loro si erano attrezzati per fare il cinema sonoro, per distinguerlo da quello muto. La Cines naturalmente seguì il cinema sonoro e allestì delle sale e iniziarono a fare la sperimentazione, a fare qualche film parlato. E poi ci fu l'incendio appunto nel 1936 e si perse praticamente tutto.
tante cose poi furono abbandonate, furono distrutte. Ma prima che la Cinese era come adesso, era una famiglia proprio eravamo, ci trovavamo tutti bene.